Signore e signori, buonasera, benvenuti alla Villa Vaccarino. Questa è la terza edizione del Milazzo Cult Festival e ringrazio tutti i presenti per la partecipazione a questo importante incontro del Milazzo Cult Festival, rassegna letteraria giunta alla terza edizione, organizzata e promossa dalla Proloco di Milazzo con la collaborazione della Mondadori e della Demea Eventi Culturali. Oggi abbiamo l'onore e il piacere di avere con noi il dottor Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica presso il Tribunale. Grazie. Sì. Questore. Buonasera ai nuovi arrivati, buonasera al questore di Messina, buonasera al comandante della finanza. Allora, uno dei magistrati, dicevo, più impegnati nella lotta alla 'Ndrangheta, che insieme ad Antonio Nicaso, storico delle organizzazioni criminali, è uno dei massimi esperti di 'Ndrangheta nel mondo. Ha scritto numerosi libri, tra cui Il Grifone, infatti oggi presenta questo libro, appunto Come la tecnologia sta cambiando il volto della 'Ndrangheta, di cui oggi ci parlerà dialogando col dottor Emanuele Crescenti, procuratore della Repubblica. Ringraziando a nome della Proloco di Milazzo, ringraziamo anche la presenza del nostro sindaco Pippo Midili. Allora passo direttamente la parola al dottor Emanuele Crescenti. Sarò brevissimo perché siete venuti qui per sentire Nicola, non certo per sentire me, ma un saluto alle autorità, al signor prefetto della provincia, al signor questore, ai comandanti provinciali e al sindaco della città di Milazzo. Grande affluenza di pubblico e mi fa piacere vedere che per un evento che sicuramente si colloca in un festival culturale, ma qui siamo al di là della cultura, oltre all'aspetto culturale c'è di più, c'è l'aspetto sociale, c'è l'aspetto della partecipazione. In questi momenti mi piace sempre citare Borsellino, parlate di mafia, parlate di 'Ndrangheta, parlare, perché parlare significa partecipare, significa risvegliare le coscienze, significa tenere l'attenzione su questo. E di Nicola Gratteri si può dire, cioè è inutile dire presentarlo sotto il profilo professionale, a me piace presentare di Nicola questo aspetto, questa voglia di relazionarsi, questa voglia di partecipare e di fare divulgazione, cioè di fare alle persone, fare partecipare quella che è il nostro lavoro, mi permetto di inserirmi anch'io, abbiamo lavorato insieme in Calabria, quello che è il nostro lavoro, quello che è il nostro impegno è di trasmettere questo impegno sociale. Questo è importantissimo e non senza commozione devo dire che ho sentito delle persone oggi dire sono emozionato, sono commosso di fare una foto con lei, abbiamo visto i selfie, scherzando gli dicevo che è meglio dei Rolling Stones come partecipazione ed è così, ma andando a stringere, oggi però presentiamo un libro che ha un suo particolare interesse. Io ho letto i libri di Nicola del passato che erano uno spaccato un po' di quelle che erano le storie di 'Ndrangheta e allora avevano un loro fascino proprio perché ti davano un'idea di questa organizzazione criminale troppo spesso in passato sottolineo sottovalutata, ma che poi muovendosi è riuscita a diventare, specie con il business della droga, l'organizzazione criminale più ricca del mondo, quella più importante sotto il profilo economico e sotto il profilo dell'influenza economica. Questo è un libro, Nicola, diverso, no? Perché fa un questo è un libro, Nicola, che è diverso perché potevate dirmelo prima, però dai. Vabbè, non vi siete persi niente, erano soltanto sviolinate su Nicola Gratteri. L'unica cosa interessante che ho detto è che è meglio dei Rolling Stones come aspetto di presenza sul pubblico e di presenza
e di richiamo, e soprattutto un'altra cosa che voglio sottolineare è che mi ha commosso l'idea che ci sia molta gente che è venuta qui dicendo sono commossa, sono partecipe, grazie di quello che fa. Significa che quando lavori con l'entusiasmo, con la voglia e con i risultati che ha ottenuto Nicola in Calabria, che adesso sta ottenendo anche in Campania, a Napoli, dove da poco, diciamo da poco, ma comunque da un po' di tempo ha iniziato a lavorare, significa che qua raccogli un po' di consenso, e raccogliere il consenso per noi magistrati, per chi lavora nella giustizia, è fondamentale, per chi fa Stato, per chi fa la squadra Stato è fondamentale, perché significa non essere soli, significa riuscire a lavorare. Dicevo di questo libro, parliamo del libro. Il libro di Nicola, questo qua, ha una svolta rispetto a quelli che erano quelli precedenti. Quelli precedenti davano uno spaccato dell''Ndrangheta, dell'organizzazione criminale, dell'organizzazione più importante sotto il profilo economico, che è riuscita a sfruttare il business della droga e quindi inserire questa marea di soldi nel tessuto economico e sociale, inquinando il tessuto economico non soltanto italiano, ma anche, potremmo dire, europeo, di tutta l'economia occidentale. Questo è un libro diverso, Nicola, vero? Perché dà un salto e dà un aspetto di evoluzione, cioè va a far vedere quello che è un po' la informatizzazione, l'evoluzione culturale dell''Ndrangheta. Si dice a un certo punto, noi è un boss che dice noi non abbiamo bisogno più di gente che spara, di gente che controlla il territorio, abbiamo bisogno di informatici, abbiamo bisogno di ingegneri, abbiamo bisogno di persone che sappiano manovrare i computer, che sappiano lavorare sul bitcoin, che sappiano lavorare sulla movimentazione dei patrimoni. Questa evoluzione del mondo criminale, Nicola, mi pare che possa essere affiancata a quella che è l'evoluzione del nostro mondo, è quello che noi viviamo in tutti i giorni, anche noi nella realtà legale, è quello a cui dobbiamo adeguarci, vero? Allora, vi ringrazio, non pretendevo con questo caldo tutta questa gente, però ora ci siete, spero di non deludervi. Sì, per rispondere alla domanda, quando noi abbiamo iniziato a scrivere questo libro, erano gli inizi del 2023, cioè in genere quando si scrive un libro si fa un'idea, uno scheletro, e poi questo scheletro bisogna cercare di riempirlo di contenuti. Se poi scrivi almeno il 50% di cose inedite, allora poi forse ha senso, ha un motivo scriverlo, altrimenti no. Anche se oggi molte volte si scrive col copia e incolla, quindi non solo le tesi di laurea, ma anche libri di scrittori famosi che poi si dimenticano di citare le fonti. Poi magari vengono pure condannati per plagio. Ma questa è un'altra storia. Io penso che quando abbiamo iniziato ragionavamo immaginando come sarebbero state le mafie fra 5 anni, cioè cercare di avere una visione, un'idea, dove andranno le mafie, e mentre ragionavamo con Nicaso ogni tanto facevamo ma forse stiamo esagerando, ma forse stiamo andando troppo avanti, stiamo lavorando troppo di fantasia, perché sul piano giudiziario, sul piano, perché noi solo sul piano giudiziario possiamo utilizzare solo il piano giudiziario, c'era poco materiale. Però ci è capitato, ad esempio, poco prima che io prendessi possesso a Napoli il 20 ottobre del 2023, una famiglia di 'ndrangheta di serie B della provincia di Crotone, intercettiamo che ha pagato, ha soldato degli hacker tedeschi, degli hacker rumeni, che sono scesi in Calabria per estrarre bitcoin, come diceva il collega. Cioè voi pensate che in aree della provincia di Crotone, paesi di 1000 abitanti, 750 abitanti, c'è un consumo di energia che nemmeno una fabbrica con 1000 operai riesce a produrre, perché per
estrarre bitcoin, per estrarre moneta elettronica, oltre a, alla necessità di computer molto potenti, di macchine molto potenti, c'è bisogno anche di molta energia. E noi siamo riusciti a rilevare con un'attrezzatura proprio i punti, i siti dove c'è questo forte consumo di energia di estrazione di moneta elettronica, e alcune aree, proprio le aree della Calabria meno abitate, avevano questo maggiore consumo di energia, più ad esempio di Roma o più ad esempio di Milano. Questo alert ci ha fatto capire che già erano avanti, e perché noi ci domandavamo come mai arrivavano questi ingegneri informatici rumeni, perché la Romania ha una grande tradizione di matematici già durante il regime di Ceausescu. Ceausescu era fissato con la matematica, e quindi c'è una grande tradizione di matematici rumeni, e lì o insegni e muori di fame, oppure se sei spregiudicato e bravo vieni arruolato da organizzazioni terroristiche, viene arruolato da organizzazioni criminali del mondo. È come quando l'Unione Sovietica si è sciolta, tutti gli ingegneri o i generali cosa hanno fatto? Sono andati in giro per il mondo e hanno messo a disposizione il loro know-how, la loro tecnologia per costruire armi. E noi quando andavamo in Colombia vedevamo sottomarini costruiti per trasportare la cocaina nel Golfo del Messico, dalla Colombia al Messico, costruiti da ingegneri russi, degli ingegneri dell'Unione Sovietica. E oggi noi vediamo ingegneri rumeni che sono qui a estrarre bitcoin, ma noi abbiamo anche documentato come in 26 minuti sono riusciti a fare tre transazioni finanziarie in 26 minuti, tre transazioni finanziarie in tre banche che si trovavano in tre continenti diversi. Questo vi fa capire il livello tecnologico di informatizzazione e quindi di know-how dal punto di vista informatico delle mafie. Ora, cosa succede? Arrivo a Napoli e vedo dove già c'era, ma ora ho cercato di sviluppare molto, una sezione di quattro magistrati che si occupano solo non di reati informatici, per lavorare nel dark web. E cosa scopriamo? Che in un giorno noi siamo riusciti a sequestrare 280 milioni di bitcoin, di moneta elettronica. Li abbiamo trasformati in euro in un paio di ore, con dei consulenti privati, con trattando anche sul prezzo, perché il costo della transazione te la fanno pagare, perché ancora la nostra polizia giudiziaria non ha il know-how per poter fare questo tipo di lavori. E questi 280 milioni sono entrati nel Fondo Unico Giustizia. Questo a proposito di quando qualcuno dice, iniziando dal ministro Nordio, che le intercettazioni costano troppo, ma poi se volete possiamo parlare, no? Non ho problemi di niente. Allora, poi cosa scopriamo? Scopriamo che la camorra, ci sono vari livelli di camorra, ma c'è un livello di camorra, un target di camorra molto evoluto, che è entrata molto dentro, che lavora molto col dark web, nel dark web. E abbiamo scoperto che le organizzazioni criminali oggi non vanno più in Sud America, nella foresta amazzonica, a trattare 2.000 kg di cocaina, ma con un computer potente abbinato a un software sono in grado di entrare nel dark web e comprare 2.000 kg di cocaina. E allora ricordatevi questo dato,
quando sentite in televisione politici o ministri che vi dicono che bisogna tornare ai pedinamenti. Ma io dico, scusi, ma lei sa che stando seduto nel salotto con un potente computer abbinato ad un software, io entro nel dark web e posso comprare bazooka, posso comprare 2000 kg di cocaina, posso organizzare un omicidio, posso comprare una persona. Quindi le mafie sono arrivate, sono a questo livello, a questo target. Abbiamo un'altra indagine su una banca online. Questa banca online aveva 6.000 clienti, soprattutto clienti lombardi, laziali, veneti, con sedi in Lituania e in Lettonia. La sede straniera è fondamentale per le triangolazioni. E poi, quando entriamo in questa banca, che ha fatto transazioni per 3 miliardi e 600 milioni di euro, queste transazioni, entriamo in questa banca e troviamo 600 telefoni modificati, dedicati, che funzionano come un citofono, che costano 3.500-4.000 euro l'uno e durano 6 mesi e poi devono essere comprati di nuovi, dedicati proprio per poter fare riciclaggio, proprio per poter fare questo tipo di transazioni economiche. Entriamo e troviamo un solo software di costruzione israeliana che costa 5 milioni di euro. Quindi questo è quello che noi stiamo fotografando, che abbiamo fotografato, del futuro non ve ne posso parlare, ma ad oggi questa è la fotografia, e se questa è la fotografia, questa è la punta avanzata delle mafie. E allora che fare? Dobbiamo, per capire perché oggi noi non siamo preparati da questo punto di vista, dobbiamo fare un passo indietro, andare al 2010, quando la pubblica amministrazione sono state bloccate le assunzioni perché non c'erano soldi per pagare gli stipendi. Il blocco delle assunzioni ha riguardato anche le forze dell'ordine. Ancora dal 2010 ad oggi non abbiamo coperto questo gap. Noi abbiamo in questo momento, ci mancano 18.000 uomini della polizia penitenziaria, ci mancano 20.000 poliziotti, ci mancano 20.000 carabinieri, 8.000 finanzieri. E vabbè, magistrati, quanto mancano? 1.600 magistrati. Ma anche se noi avessimo la pianta organica coperta, tutti forze dell'ordine coperte, magistrati coperti, non risolveremmo questo problema. Questa punta avanzata, questa parte avanzata di questo tipo di mafie, noi oggi non siamo pronti al 100%, non tutti sono pronti. E andiamo più nel dettaglio. Io sto continuamente, sono in contatto continuo con i vertici delle forze dell'ordine, il capo di polizia, il comandante generale dei carabinieri, il comandante generale di finanza, e loro già hanno pienamente capito cosa è accaduto e cosa sta accadendo. Ed infatti io mi sono permesso di suggerire, perché voi sapete che non riesco mai a stare zitto, andate nelle scuole di polizia, carabinieri e finanza per capire se ci sono dei ragazzi che hanno l'attitudine, la passione all'informatica, cioè per questo tipo di specializzazione non basta, non è la stessa cosa se tu mandi un poliziotto a fare polizia stradale o polizia di frontiera, cioè non voglio sminuire e non mi fraintendete. Però per questo è come il medico, no? Cioè tu puoi essere un bravo internista e non un bravo chirurgo, perché ti impressiona se vede una pancia aperta, va bene? E quindi se non hai l'attitudine a tagliare col bisturo o col laser non puoi fare il chirurgo, ma questo non vuol dire che non sei un bravo medico, d'accordo? E quindi sia polizia, sia carabinieri che guardie di finanza stanno cercando di implementare la polizia
postale in questo campo è già abbastanza avanti, stanno aumentando i numeri. La finanza ha creato una struttura all'interno del valutario, i carabinieri pure hanno creato una struttura ad hoc a livello centrale, però stiamo parlando di poche persone, brave ma poche, e abbiamo bisogno di considerare questo una nuova specializzazione che ci deve essere quantomeno in ogni distretto, quantomeno in ogni provincia, quantomeno in ogni squadra mobile, in un nucleo operativo, eccetera. Ma noi siamo indietro sul piano tecnologico, perché io ormai sono grande, ho 66 anni, ho incominciato a girare il mondo, in particolare il Sud America, dall'89, sono stato in tutti i paesi del Sud America, Centro America, Nord America, tutti i paesi d'Europa, alcuni paesi dell'Africa e Est Europa. E noi come polizia giudiziaria abbiamo fatto scuola alle più blasonate polizie del mondo. Noi ci siamo seduti ai tavoli anche a Washington, a New York, ad Atlanta o in Sud America, a Montreal oppure a Francoforte, in qualsiasi parte siamo stati. La polizia giudiziaria italiana è stata dominante, ha dato le carte, ha fatto scuola guida. Oggi la situazione non è più così. Alcuni miei colleghi ripetono a pappagallo, senza avere cognizione di causa, ah, noi abbiamo la migliore polizia del mondo, noi siamo qua. Calmatevi, informatevi. Se non avete fatto indagini, almeno studiate. Oggi noi sui tavoli internazionali a stento veniamo invitati perché non abbiamo tecnologia da offrire, perché stati come Francia, Olanda, Germania hanno bucato delle piattaforme. Cioè, voi immaginate delle organizzazioni criminali internazionali in grado di farsi costruire un nuovo WhatsApp, un nuovo Telegram, e loro parlano tra di loro sopra le nostre teste e noi non li ascoltiamo. Noi non siamo riusciti, noi Italia, a bucare una di queste piattaforme. Francesi, olandesi, tedeschi che venivano da noi a scuola, letteralmente parlando, non è una battuta. Oggi a stento, oggi sapete cosa fanno? Ci danno un pacchetto 20.000 file audio. Dici buongiorno, qua, ascoltate, questi parlano italiano, sicuramente vi interessano, e trovate i nickname, cioè cercate di capire chi chiama chi e fatevi le indagini. A me pare umiliante, come italiano, come Italia, come nazione, come storia d'Italia nel contrasto alle mafie, che oggi l'Olanda, io nell'89 quando andavo a Rotterdam spiegavo dove era l'andrangheta, come era l'andrangheta, e questi non capivano, e oggi il procuratore di Rotterdam che è venuto a trovarmi, che ho rapporti con tutti, coltivo questi rapporti perché sono importanti i rapporti umani, le relazioni, la credibilità. Se perché all'estero se non si fidano parlano ma non vi danno nulla, sono gentili, garbati, ma non vi danno nulla se non si fidano. Oggi loro ci danno i file audio e io penso che chi ha responsabilità, ma non di adesso, cioè io da anni, quando c'erano i miei colleghi che dicevano che la riforma Cartabia è una buona riforma, anche l'Associazione Nazionale Magistrati Italiani diceva che è una buona riforma, io gridavo che era una pessima riforma. Oggi che non c'è più quel governo, che non c'è il governo dei migliori, anche la NM dice che la riforma Cartabia non è una buona riforma. E io lo dicevo allora e vi dico ancora adesso che le riforme che si stanno facendo oggi, molte delle quali sono le disposizioni di attuazione della riforma dei migliori, si stanno facendo riforme che non servono assolutamente a nulla per velocizzare i processi o per rendere per dare risposte alle parti offese, per amministrare giustizia, assolutamente a nulla. Nicola, si fa passare la velocizzazione dei processi
far passare la velocizzazione dei processi e la, quelle che sono gli interessi del popolo, il piacere del popolo, per fare passare invece delle norme che non c'entrano assolutamente nulla e che hanno ben altre finalità. No, quello che dicevi tu sulle intercettazioni, questo che sia chiaro, le intercettazioni danno soldi allo Stato, si autofinanziano e anzi finanziano il fondo giustizia e soprattutto, beh, se vogliamo tornare alle carrozze a lasciare le auto, le torniamo perché si tratta di passare indietro con i pedinamenti. Ma tornando al libro e a quelle che sono le cose interessantissime che sono state dette, io sono sicuro che la nostra polizia giudiziaria si adeguerà presto, perché poi quando noi italiani, quando magari sonnecchiamo un po', siamo un po' pirime, quando poi partiamo riusciamo e ci mettiamo. Sì, ma se non denunci queste cose è acqua fresca, certo. Nessuno se ne accorge, sì, dice va tutto bene. Ma ci stiamo lavorando. Per questo serve Nicola Gratteri, anche per denunciare, per fare sulla base della sua esperienza. Che sono scostumato. Assolutamente no. E irriverente al potere, questo sì, questo no, me lo riconosco. No. Poi questi sono stimoli che servono comunque, poi tu sai bene che sei ascoltato, forse sarai irriverente ma dall'alto ti ascoltano, prendono appunti. Questo quanto di più interessante sia stato detto, questa globalizzazione, insomma questo controllo del territorio che era una volta era il controllo del territorio mafioso, del quartiere, della provincia, adesso è diventato il controllo del web, il controllo della globalizzante, quindi come dicevi tu dal piccolo paese si va oltre. Ma perché le organizzazioni criminali sono avanti su questo? Perché soltanto perché hanno più forza economica o anche perché hanno capito meglio l'importanza del web e quelle che sono quella che è la forza, anche la capacità di sfruttare economicamente quella che è l'aspetto dei traffici? Mi dispiace dirlo, ma vedi, le organizzazioni criminali sono contemporanee, le mafie sono contemporanee. Le mafie non sono una struttura statica, non sono una cosa diversa. Le mafie si nutrono del consenso popolare, le mafie esistono perché noi ci relazioniamo con le mafie. Le mafie esistono perché quando è ora di votare, molti candidati presi dal panico di non farcela, negli ultimi 48 ore fanno il patto col diavolo. Le mafie esistono perché riescono a dare risposte, perché la politica oggi è povera, non riesce a dare risposte, mentre il mafioso è presente sul territorio 24 ore su 24. Ti dà risposte drogate, viziate, clientelari, ma ti dà risposte. Quindi hanno consenso. La politica ha poco appeal, perché molti sono inadeguati, molti fanno politica e hanno difficoltà a coniugare i verbi, non hanno mai letto un libro, molti fanno politica, cioè nella prima repubblica la persona, il parlamentare più scadente aveva letto almeno 10 libri. Oggi c'è gente che non conosce la storia, la geografia, ma la geografia della terza media. Sono politici e hanno il destino del mondo, dell'Italia, attenzione. Oggi c'è gente sopra le nostre teste che ha responsabilità per milioni e milioni di euro, anche sul piano informatico. E io ho conosciuto gente che aveva la responsabilità di informatizzare un'intera regione e aveva il computer sulla scrivania come sovrammobile, non lo accendeva perché non sapeva dove si accende, eppure il ministero gli aveva dato la responsabilità di comprare ciò che serviva dal punto di vista tecnologico. Ma noi siamo ancora a questo livello, noi abbiamo costruito l'app, è costato 50 milioni di euro e funziona solo la parte delle archiviazioni, c'è un pezzettino rispetto al processo. Io archiviavo prima in 1 minuto e 20 secondi, adesso ci vogliono 10 minuti, 15 minuti, quando funziona.
ma l'ora di punta non funziona. Perché? Perché si pretende che, immaginate, che l'acqua del Tevere passi attraverso un ruscello. Cioè tutte le macchine, tutti i computer sono inadeguati, inidoni per questo tipo di lavoro, non girano più i motori. E il cablaggio andrebbe rifatto, comprati i computer nuovi, il cablaggio nuovo, ma soprattutto il software è nato vecchio, è stato costruito, è stato progettato da chi non conosce nemmeno i rudimenti del codice di procedura penale. E quindi se questo è, e poi nessuno che paga, cioè nessuno gli si chiede, ma scusa, hai sbagliato questo progetto? Pagami i danni, ti faccio una causa civile, ti mando davanti alla Corte dei Conti, ma qualcuno deve dare risposte. È come quando 7 anni fa, 8 anni fa si sapeva che sarebbero mancati i medici, no? In Italia. Perché non c'è un giornalista che va a trovare il ministro di 7 anni fa, 8 anni fa, dice scusi ministro, lei ha sbagliato programmazione, cosa mi dice il punto? E oggi noi dobbiamo far arrivare i medici da Cuba o dall'Albania, ma vi rendete conto come ci siamo ridotti? Nicola, dobbiamo intercettare i fondi del PNRR, dobbiamo fare in fretta, dobbiamo fare tutto, dobbiamo dare incarichi anche a chi non... Sì, ma non dobbiamo fare truffe. Lo so, ma questa volevo arrivare, perché voi... Ci prendiamo incarichi, andiamo avanti, sbandieriamo successi ed altro, quando in realtà come veramente lavorare con l'app del Ministero è un vero problema per noi che ci lavoriamo quotidianamente. Insomma. Beh, certo, il quadro, poi il bello di Gratteri è anche che ti dà questo quadro fosco, ma ti spinge poi a pensare. Comunque solo per tornare tranquilli a casa stasera. No. E io mi devo mettere la corrente sotto la sedia del 380, non da 220. No? Ma poi vabbè, lui come lui. Se no vi siete assuefatti alle cose. Chi no? Lavora in prima linea è sempre sull'attenti, è sempre col casco pronto a guardare avanti, ha un po' l'occhio vigile su questo. Ma questa evoluzione informatica, questo aspetto, queste nuove mafie che si muovono, non richiedono anche una forza investigativa che sia globale allo stesso livello? Io credo adesso la 'ndrangheta si interfaccia col Sud America, l'ha sempre fatto, ma adesso lo fa in maniera attraverso l'informatica, e quindi questo si interfaccia con l'Africa, si interfaccia con il mondo sovietico e col resto. Quindi è importante, che secondo te sta funzionando Eurojust, sta funzionando la unificazione, insomma il modo di lavorare dal punto di vista della giustizia? Allora, sì, Eurojust è una buona agenzia che facilita i rapporti, i contatti tra le procure d'Europa. Più che altro serve perché ci pagano le squadre investigative comuni, che sono una cosa utile, cioè ci danno i soldi perché un poliziotto, un carabiniere, finanziere vada a Francoforte, vada a Rotterdam, si mette le cuffie e sente parlare italiano. Questa è una cosa molto utile. Europol è una piccola polizia, numericamente parlando. Interpol, anche loro numericamente parlando, sono molte volte in certi punti del mondo sono più sigle che non uomini. Ma ad esempio, vi faccio un altro esempio della marginalità dell'Italia in Europa. 3 anni fa il vice capo di polizia ha avuto l'idea di proporre all'Interpol l'istituzione di ICAN. ICAN è una struttura snella alla quale hanno aderito 30 paesi del mondo per contrastare la 'ndrangheta nel mondo. E io ho detto, ma scusate, ma siccome sono venuto a presentarmi questo progetto e loro ero
ero procuratore a Catanzaro, io ho detto, ma scusate, ma questa struttura, la sede dove è di questa ICAN, visto che è stata istituita solo per contrastare la 'ndrangheta nel mondo? Ho detto, ma è a Reggio Calabria, che la 'ndrangheta è andata a Reggio Calabria? No. E allora la fate qui a Catanzaro perché sono io? No. E allora la fate a Roma perché la 'ndrangheta è in tutta Italia? No, è a Lione in Francia. E questo vi fa capire quanto poco contiamo noi nel mondo e in Europa, quanto siamo marginali. Vi faccio un altro esempio della marginalità dell'Italia in Europa. Quando l'Inghilterra è uscita dall'Europa, ha dovuto restituire l'Agenzia del Farmaco. L'Italia gli ha detto, guardate, c'è il Palazzo Pirelli a 650 metri dalla stazione centrale di Milano, ve lo diamo. Non ci hanno nemmeno risposto. Hanno aspettato 6 mesi che l'Olanda costruisse un palazzo di acciaio e vetro e l'Agenzia del Farmaco se lo sa presa l'Olanda, perché gli olandesi sono dei mercanti, sono bravi commercianti. Noi siamo bravi a dire, da decenni che sento, ogni politico che torna da Bruxelles dice abbiamo vinto, l'Italia sta... stiamo vedendo. Quindi il problema del contrasto alle mafie, sia a livello europeo che a livello internazionale, il problema sono i codici che non si parlano, la difficoltà di rapportarsi in codici diversi, quando io inseguo un'organizzazione criminale relativamente al traffico internazionale di stupefacenti, lo stesso broker si muove tra Germania, Belgio e Olanda come voi vi muovete a Messina o a Milazzo. Io per lavorare nei confronti di questa organizzazione mi devo reportare con 3 sistemi giudiziari diversi. E quindi io inseguo, perché l'Europa è un'Europa finanziaria, un'Europa che si interessa di soldi, che si interessa un po' di economia, ma si interessa poco di sicurezza, tranne quando c'è stato il problema del terrorismo. Perché si interessa poco di sicurezza o di mafie? Perché ad esempio quando questo governo a gennaio 2023 ha spostato l'asticella del contante da 2.000 euro a 5.000 euro e tutti abbiamo gridato che si facilita la piccola e media corruzione, è vero. Però dovete sapere che in Europa non c'è un limite al contante. Dopo che io più volte a Bruxelles ho detto, attenzione, che ci sono trafficanti che vengono con 100.000 euro, 200.000 euro, entrano in un autosalone di Francoforte, si comprano un Audi A8 e se ne tornano. E nessuno gli chiede quei soldi dove li ha presi. E quindi l'Europa ha dato una direttiva invitando gli stati a non consentire transazioni finanziarie superiori a 10.000 euro. E un altro errore che aveva fatto l'Europa quando è stato creato l'euro, un altro errore è stato quello delle banconote a 500 euro. Perché io dicevo, guardate che le banconote a 500 euro vengono utilizzate per pagare la cocaina. Perché solo il 9% delle transazioni che riguardano il traffico di cocaina viene pagato le organizzazioni sudamericane vogliono essere pagate in Sud America, cioè vogliono i soldi in Sud America, perché loro preferiscono investire in Europa. Quindi oltre al problema del riciclaggio delle nostre mafie, anche le mafie sudamericane vogliono investire in Europa perché è più redditizio ed è più facile nascondere, mimetizzare la ricchezza. E allora, quando c'era la banconota di 500 euro, perché finalmente è stata tolta dal mercato, al mercato nero una banconota di 500 euro costava 530-550 euro. Se voi avete una banconota di 500 euro, ve la pagavano 530 euro. Perché? Per portare i soldi in Sud America fanno volume. Un milione di euro pesa 1,2 kg.
un milione di dollari pesa 6 kg e 600 grammi, quindi è più facile da trasportare. E ora, per fortuna non c'è più la banconota, ma ci sono altri modi di pagamento o altri modi per pagare la cocaina. C'è ad esempio la guala cinese. Cos'è? Io pago la cocaina in Italia, la mafia cinese si occupa di far arrivare, di dare gli stessi soldi a Bogotà, a Caracas, a Santa Marta, ovviamente con una provvigione. Cioè loro fanno banca, però i soldi non li spostano. I soldi che ci sono in Italia, ci sono, i cinesi ce li hanno anche a Bogotà, più la provvigione. E quindi ancora più difficile sul piano investigativo andare a scoprirli. Ma un livello ancora più sofisticato è la moneta elettronica. Il Bitcoin è il più diffuso, la moneta Bitcoin è la moneta più diffusa, ma ci sono altre monete meno diffuse e più sicure, anche se non tutte le organizzazioni internazionali accettano altro tipo di moneta elettronica, ormai della come ad esempio il Monero, ma il Bitcoin è una moneta che incominciano ad accettarla anche le organizzazioni nazionali americane. Ma con l'avvento, ad esempio, un altro fenomeno che noi abbiamo documentato e scritto in questo libro è la comunicazione delle mafie. Noi sempre abbiamo avuto l'idea che le mafie sono omertà, che si nascondono, non sappiamo chi sono. Non è assolutamente vero, è stato sempre il contrario. Le mafie hanno ragionato e ragionano esattamente come un'azienda. Le mafie, per esistere, hanno bisogno di pubblicità. Ad esempio, nella seconda metà del Novecento, come si facevano pubblicità le mafie? Facendosi vedere in processione vicino al prete, vicino al vescovo, dando delle donazioni alla chiesa, comprando i banchi. In Calabria l'intera facciata di una chiesa è stata a merito Portosalvo è stata fatta dalla famiglia Iamonte, una famiglia di 'ndrangheta di serie A. Oppure cosa facevano? Compravano una squadra di calcio, compravano due o tre bravi giocatori, un bravo allenatore, e in questa città dove non c'è nulla almeno c'è la squadra, quindi tutto è lo stadio. Allora c'è il presidente della squadra che è il capomafia o un prestanome del capomafia, e però siccome la squadra incomincia a salire ai primi posti ed è lì per salire nella serie successiva, tutti allo stadio, e quindi vicino al presidente cosa c'è? C'è la classe dirigente. C'è la classe dirigente, ci sono le forze dell'ordine e tutti danno la mano al presidente, sono tutti contenti. Ah, finalmente sta squadra, segni il numero 9, siamo tutti eccitati. Di fronte c'è il popolo, c'è la gradinata, che vede la classe dirigente, vede il mondo delle professioni che si relaziona col capomafia, e quindi è per lui una pubblicità e legittimazione. Oggi le mafie si fanno pubblicità attraverso i social. I primi a iniziare sono stati i messicani. I messicani si facevano vedere luccicanti, potenti, con macchine di lusso, con oro. Poi la camorra in Calabria. L'andrangheta, i rampolli dell'andrangheta della Pianeggio di Tauro, quindi un modo di ostentare
il loro potere, la loro forza, ma anche di minacciarsi, ma anche di mandarsi messaggi. E questo lo fa molto la Camorra. E da Facebook ora si sono spostati su TikTok. E io ho criticato molto TikTok, ma dopo questo libro i vertici di TikTok hanno chiesto di incontrarmi, sono venuti da Dublino, ci siamo incontrati, ne abbiamo parlato a lungo e loro hanno tolto ad oggi 28.000 video inneggianti alle mafie e hanno creato un gruppo di lavoro che dalla mattina alla sera stanno davanti ai computer per togliere questi video inneggianti alle mafie, perché tutti i giovani sono su TikTok, le mafie si sono spostate su TikTok. E quindi anche su questo, anche questo è un qualcosa del quale ci dobbiamo occupare come forze dell'ordine e come, o anche sul piano sociale, sul piano educativo, seguire i giovani nei social, nel web. Ostentazione sul web, che spesso, sì, specialmente all'inizio, però ci ha aiutato, perché la verifica sul web ha aiutato a prendere la di tanti. Sì. Perché poi si resisteva a tutte le tentazioni, tranne a quella del selfie con lo champagne nel luogo di villeggiatura, e si andavano a beccare, vero Nicola? Sì, molto più facilmente di quanto si riusciva. Ma senti, ma in quello che tu hai detto, cioè parlando delle famiglie di 'ndrangheta e dei pagamenti, era noto una volta che l'andrangheta, probabilmente anche oggi, aveva dei canali preferenziali, era l'unica associazione per esempio che riusciva a pagare a credito la droga, non la pagava prima, la pagava a incasso avvenuto. Questa credibilità dell'andrangheta è ancora integra, è ancora un monopolio? E poi volevo anche chiederti, in quella globalizzazione di cui abbiamo parlato, resiste ancora quella idea di 'ndrangheta ancora come cellula, come famiglia, come struttura familiare chiusa? Allora, l'andrangheta ha un forte know-how ascendente in Sud America, anche perché nella lunga storia ormai ha dimostrato di avere tenuta, cioè di lasciare per strada poi il collaboratore di giustizia, quindi ancora è dominante in Europa. Riesce a comprare la cocaina a un prezzo inferiore rispetto alle altre organizzazioni, ma adesso c'è una mafia emergente in Europa che tra pochi anni ci darà filo da torcere. Intanto dobbiamo dire che l'andrangheta da almeno 20-23 anni non vende più droga per strada. Diciamo, la vendita nelle piazze, nelle strade, è stata subappaltata ad organizzazioni di minore conto come nordafricani, nigeriani, per la vendita al dettaglio. Cioè l'organizzazione 'ndrangheta non apre il pacco, non vende, il pacco intero ti vende. Adesso c'è, ad esempio in Olanda, quando io frequentavo l'Olanda nell'89, gli dicevo che c'era 'ndrangheta, non sono stato ascoltato. Oggi in Olanda ci sono altre due mafie. C'è la mafia albanese, che è una mafia molto forte, sono molto violenti, molto ricchi, provengono da un paese molto corrotto, dove anche se hai ammazzato una persona, se hai soldi, in 5 anni sei fuori dal carcere. E quindi l'idea di portare i detenuti, di far scontare la pena dei detenuti e stranieri che sono in Italia, portarli all'estero, un po' mi preoccupa. Vorrei sapere per quali stati si fanno gli accordi. E poi c'è la mafia con due F, che è la terza generazione di nordafricani, che sono molto violenti, che nell'arco di 2 anni hanno ucciso un avvocato, un collaboratore di giustizia, un giornalista che si occupava di inchieste di mafia. E quindi oggi in Olanda sono terrorizzati, attenti, hanno
stanziato 100 milioni di euro per costruire carceri, quindi l'Olanda ha trovato i soldi per costruire le carceri. Sono pronti a copiare la legislazione antimafia, io le ho consigliati, copiate il sistema italiano prima della riforma Cartabia, non dopo. Poi se andiamo a pensare in Europa, comunque la mafia albanese è una mafia in emergenti, incominciamo a sentirla, a vederla in John Venture con l'Andrangheta in Sud America nella foresta amazzonica, incominciamo a vederla in grado di portare carichi di cocaina direttamente in Europa senza più l'appoggio o la John Venture dell'Andrangheta. Quando parli, poi noi sembra anche di vedere un po' quelle che sono le serie TV, le fiction, la foresta amazzonica, i grandi smerci. Altri 9 minuti abbiamo. 9 minuti? Allora te li lascio tutti. Ma tu come vedi questa utilizzazione letteraria? Stavo per dire sfruttamento, ma no, questo non è. Questo creare della cultura anche dei film, delle fiction, qualcosa sì. sulle mafie, sono qualcosa che può essere utile alla formazione culturale dei giovani, o perché lo fa conoscere, o un qualcosa che va evitato perché può fare appassionare a queste storie? Allora, per quella che è la mia esperienza, è veleno. Allora, quando un po' di anni fa incominciavamo a vedere le prime serie televisive, e allora abbiamo pensato col professor Nicaso di scrivere un libro e fare l'esegesi, fare studiare in modo freddo, non da spettatori ma da critici, i film più significativi che hanno riguardato le mafie, e abbiamo iniziato a studiare Il Padrino. È un film, tutti siamo cresciuti con la cultura del Padrino, e tutti che è un film fatto talmente bene che il 99% degli italiani è convinto che quella sia stata Cosa Nostra negli Stati Uniti. Quella Cosa Nostra che voi avete visto nel film Il Padrino non è mai esistita, è una storia totalmente inventata. Addirittura, dal punto di vista della sceneggiatura, i costumi, le musiche, tutto da Oscar, ma la capacità, l'intelligenza o la costrizione di narrare e di far vedere, di far apparire simpatico anche il killer, è una gran furbata dal punto di vista dell'appeal del film, no? Perché io in quel film non sento mai il termine Cosa Nostra, sento il termine famiglia, che è molto più accogliente, è molto più ti avviluppa di più. Il killer, i personaggi più importanti avevano dei nomi molto affettuosi, si faceva vedere molto il travaglio interiore familiare, quindi l'affare, il business veniva visto in lontananza, non era l'attività principale della famiglia, erano i dialoghi che colpivano, che prendevano. Quando poi è iniziata la moda delle serie televisive, noi abbiamo visto un'ora di film di violenza, solo violenza. In quell'ora di violenza non c'erano 5 minuti dove c'era un poliziotto, un carabiniere, un finanziere, un prete, un magistrato, un insegnante. Nulla, violenza su violenza. E l'anno dopo la serie era più violenta dell'anno prima, perché nel frattempo noi ci siamo assuefatti a quella violenza.
quando poi io non faccio nomi, quando poi Morra non c'era un polizia, non c'era una macchina della polizia, quando poi l'anno dopo, quando poi dopo pochi giorni davanti alla scuola media io avevo il ragazzino che vestiva, camminava, aveva il taglio dei capelli uguale al killer, ma io, come si dice a Napoli, ho fatto un guaio, no? E allora è ovvio che noi abbiamo criticato queste serie cinematografiche e ci hanno detto che noi vogliamo tarpare le ali alla cultura. Guardi, io non voglio tarpare niente, io da genitore, io da educatore, non da magistrato, da uomo, da essere, io mi devo preoccupare qual è l'effetto di quello che dico, di quello che scrivo e di quello che autorizzo per fare il film, altrimenti io non firmo. Se poi il messaggio è devastante, tu puoi anche raccontare la ferocia della mafia, della violenza, qualsiasi, ti ci mancherebbe, però tu mi devi dare una speranza là dentro, tu mi devi infilare qualcuno là dentro come vuoi, io non sono regista né sceneggiatore, però là dentro da educatore ti dico, manca un pezzo della realtà. Noi possiamo andare anche nei posti più violenti e a più alta densità mafiosa, ma se io descrivo che quell'aria è tutto mafia, che tutte le persone che sono in quel palazzo sono tutti mafiosi, io ho fatto il gioco della mafia, perché io non ho dato speranza e non ho descritto la realtà. Perché io non penso che in un palazzo dove ci sono 500 persone hanno tutte la mentalità da camorrista o tutta la mentalità da mafiosi. E quindi tu non mi stai descrivendo una realtà. E anche se il film è fantasia e non è un documentario, quindi nel film c'è fantasia, c'è l'estro dell'artista, però anche nel film tu mi devi dare una possibilità, una chance, la devi dare allo spettatore, altrimenti stai facendo il gioco della mafia. Ed è inutile che andiamo poi in televisione a parlare di Falcone e di Borsellino e a strapparci i capelli. Vabbè, un po' di recupero lo facciamo, dai. Cioè, devo dire che io ho fatto la domanda ben sapendo la risposta, perché conosco Nicola e sapevo come la pensava, e io mi permetto di dire che non sono d'accordo, non integralmente, è vero del fatto della speranza, ma secondo me poi quando fai l'aspetto letterario, soprattutto quando parli di violenza o d'altro, fai un po', finisci per parlare di mafia, diventa importante anche che la gente stia attenta al fenomeno. Ma a parte questo, tu conosci la realtà ormai da anni e sai bene qual è stato il risveglio siciliano dopo le stragi del 92, dopo la scellerata stagione degli anni 80, dei morti di polizia, carabinieri, finanza, politici e magistrati che c'è stata. Secondo te, tu che hai vissuto in Calabria, c'è in Calabria la stessa svolta sociale, la stessa voglia di combattere, la stessa voglia di fare squadra in maniera forte, in maniera da sradicare quella che è il monopolio della criminalità organizzata? Ma sradicare no, è una parola molto impegnativa, ma io penso che ad esempio nel distretto di Catanzaro, nei 7 anni che ho trascorso a Catanzaro, un po' abbiamo cambiato il modo di pensare, l'approccio, cioè abbiamo fatto delle indagini molto importanti, radicali, siamo entrati in territori come la provincia di Vibo, la provincia di Crotone, abbiamo fatto anche Cosenza, Catanzaro, non c'è stato un pezzo di territorio che abbiamo trascurato, e delle cose importanti le abbiamo fatte, significative, abbiamo liberato gli spazi. Io ho cercato, come anche i miei colleghi, di andare a parlare alla gente, a spiegare, guardate,
c'è questo territorio, occupate gli spazi, scendete in piazza, scendete nelle strade, prendetevi questi spazi, altrimenti ve li prenderanno i figli o i nipoti di quelli che abbiamo arrestato questa notte. E quindi io so, sento che ci sono migliaia di persone che credono in noi. Noi abbiamo avuto degli imprenditori che hanno denunciato capi mafia, e questo è un segno importante. Noi abbiamo fatto anche negli anni in cui sono stato a Catanzaro anche ascolto della gente, cioè molte volte la gente non denuncia perché non sa con chi parlare, molta gente non denuncia perché non si fida di noi, perché noi non siamo credibili, perché spesso, io dico sempre, li chiamo ragazzi perché possono essere i miei figli, non a Napoli, che a Napoli sono coetanei miei, ma a Catanzaro sono tutti ragazzi, e allora gli dicevo: state attenti la sera quando uscite, ricordatevi che voi siete sempre in servizio, voi entrate in una pizzeria a mangiarvi una pizza, voi non sapete chi sono gli altri, ma gli altri sanno chi siete voi, quindi mi raccomando. Quando volete divertirvi, prendete la macchina, l'aereo, il treno, ve ne andate a 500 km e vi divertite. Ma qua, ricordate, e questo lo dico sempre anche a Polizia, Carabinieri e Finanza, e anche ai magistrati, ricordatevi che voi siete sempre sbirri per la gente. E quindi se voi andate in un locale e uscite dal locale barcollando, e voi siete finiti lì. Voi avete finito. Se la gente, se nessuno bussa alla vostra porta, vuol dire che non siete credibili, quindi vi dovete andare da quel territorio. Ma se dietro la tua porta c'è la fila, ma se ci sono 300 richieste di persone che vogliono venire a parlare, io ogni settimana facevo una specie di consultorio nel mio ufficio, io ogni settimana ricevevo dalle 13 alle 20, 21 di sera, gli davo 10 minuti di tempo alle persone per raccontarmi il loro dramma, usurati, estorti, gente che subiva una vessazione alla pubblica amministrazione. È ovvio che in una serata mi arrivavano anche 2-3 pazzi, no? 2-3 dal TSO, perché i pazzi ci attirano molto, cioè voi spesso vedete davanti a un commissariato, una caserma, c'è sempre il pazzo, no? È come la mascotte per l'esercito, per le cose, c'è sempre un pazzo. Quando mi accorgo che uno ha problemi psichiatrici, poi cerco di far contattare la famiglia per cercare di curarlo, di farlo. Però ovviamente poi non lo faccio tornare più, ma vi assicuro che in ogni serata 1, 2, 3 denunce serie riesco a recuperarle, quindi vale la pena. Ma poi questo ci serve anche per renderci credibili come magistrati. Noi adesso siamo, quanto siamo, al 36-37% di credibilità? Siamo ai minimi storici della nostra credibilità, e noi non stiamo riuscendo a salire la china per vari motivi, perché quando è successo il cosiddetto caso Palamara bisognava sciogliere il CSM, voltare pagina. Questo non vuol dire che chi era là era responsabile, ma è ovvio che Palamara era uno, allora servevano 13 voti, quindi non ha potuto fare tutto e solo Palamara, attenzione. Ma se al tempo fossero andati tutti a casa e si rivotava, si potevano anche ricandidare, la gente avrebbe capito, allora qua si fa sul serio, si volta pagina. Questo non è stato fatto, forse anche per paura di autoconservazione, questo è stato un errore. Poi noi oggi siamo deboli, ci sono dei giornali che ogni mattina in modo sistematico scrivono articoli diffamatori nei confronti dei magistrati in genere, in particolare di Gratteri, perché Gratteri, essendo un magistrato, io ormai sono una soubrette, no? E quindi fa audience la soubrette, no? E allora tutti, allora diciamo, vediamo se riusciamo ad azzoppare Gratteri, così poi tutti
così poi tutti gli altri si stanno zitti, si mettono in riga, no? Ma io dico sempre, io ho spalle larghe e nervi d'acciaio e non faccio mai falli di reazione, quindi possono aspettare. E noi abbiamo, quindi noi dobbiamo, noi magistrati dobbiamo parlare di più, spiegare meglio e più il nostro lavoro, e non ci dobbiamo stancare, non ci dobbiamo e non dobbiamo essere timidi, avere paura, dobbiamo raccontare la nostra storia, perché altri raccontano la nostra storia in modo falso, volutamente falso, per delegittimarci, per indebolirci, per allontanarci e allontanare l'opinione pubblica da noi, perché noi non possiamo avere il consenso che meritiamo, perché voi sapete, chi mi conosce sa che io dico sempre quello che penso, mi sono costruito una vita per non dover dire bugie, non ho problemi, chiunque davanti, qualsiasi persona, anche sopra le nostre teste, l'ho fatto già, però io sono sicuro, vi dico, se c'è qualche magistrato corrotto, ma proprio una minima parte, ci sono anche vagabondi, c'è gente che lavora poco, ma quando lavora poco il magistrato, la colpa è sempre del capo, perché se il capo è presente all'alba al tramonto, il sostituto rimane là e lavora e si impegna e gli chiede conto continuamente di quello che stai facendo, come va, alla mattina vieni qua, prendiamoci il caffè, parliamo e vai a lavorare e poi il giorno dopo facciamo il briefing, possiamo parlare di cose intelligenti, di cose sceme, di cose leggere, di cose importanti, ma io devo capire, solo in questo modo posso capire se funziona o non funziona, cosa stai facendo. Quindi abbiamo bisogno di una migliore relazione. La cosa che mi sento di dire è che il 99%, 98% dei magistrati sono tutte persone per bene, persone che lavorano, e quando mi dicono procuratore ci vorrebbero tanti come lei, non è vero, perché la gran parte dei magistrati lavora quanto me o più di me e voi non li conoscete, non sapete nemmeno che esistono, ma sono delle persone che ancora si emozionano al lavoro che fanno, che sentono di fare un lavoro importante di responsabilità e danno tutto loro stesso responsabilità. Quindi non penso che meritiamo questo target di gradimento. Saliremo. Noi come categoria veniamo da 30 anni di attacchi mediatici, TV, che il fatto di aver resistito ci fa onore, è gran merito di una Costituzione straordinaria che abbiamo nel nostro sistema, la nostra Costituzione che non va toccata, che ci ha salvaguardato non soltanto la magistratura ma tante strutture che sono state attaccate. E però diciamo che forse all'interno nostro, il CSM ed altro, siamo ancora un baluardo da prima Repubblica, diciamocelo chiaramente. Nicola, tu che sei abituato a dire. Concludiamo qua e ringraziamo Nicola per quello che ha detto, per la sua schiettezza, per la sua professionalità e soprattutto per quello che farà, non per quello che ha fatto, perché sappiamo che ancora farà ancora di più di quello che c'è. Grazie Nicola e Franco. Grazie, dottor Galatelli, grazie Emanuele Crescenti, procuratore della Repubblica di Palmi. Allora, io ringrazierei a parte tutti voi, ma in modo particolare, com'è? In modo particolare tutte le forze dell'ordine, questori, insomma le autorità, il comune di Milazzo, il prefetto di Messina, il questore di Messina. Grazie per la vostra presenza, sono i carabinieri, la finanza, il colonnello, insomma siamo diciamo ecco tranquilli, i colleghi magistrati della procura di Barcellona, grazie per il suggerimento perché sono tanti e questo vorrei ringraziare ex sostituti del dottor Crescenti. Adesso magari quando lei è ecco, solo per chi eventualmente deve
far firmare la copia al dottor Gratteri, fate una fila, non vi assembrate qui davanti in modo da avere, adesso io c'ho una... No, nessuna relazione.